se piove, a metà che mangiano i spaghetti, cosa famo? Quelli dentro non può stare, deve andare via. Chi paga quella roba? Ha espresso tutta la sua rabbia durante una diretta Facebook Massimo Sturani, barista di Ancona, che nel mese di marzo si era legato le catene ai polsi ed era salito sul tettuccio dell'auto per far sentire a tutti il proprio grido di dolore. Questa volta però Sturani ha fatto di più, ha preso un cartone e un pennarello per scrivere una frase shock: pur di salvare il mio bar e aiutare i colleghi in difficoltà, vendo un mio rene. E così, come ha precisato nel cartello inserendo il suo numero di telefono, oggi pomeriggio ci ha assicurato: non sto scherzando, sto facendo sul serio. Inoltre, durante la diretta condivisa sui social, si è rivolto agli anconetani per invitarli ad andare a protestare domani di fronte al Palazzo della Regione. Prendete i vostri figli in braccio, guardate negli occhi e ditegli: io vado, un giorno vi ringrazieranno perché state combattendo anche per la loro libertà, per avere un futuro migliore. Non si può più vedere i bambini a casa davanti al computer, non si può più vedere, i bambini devono andare a scuola, devono giocare insieme agli altri, devono sbucciare i ginocchi, devono imparare a vivere sulla strada, non dentro casa, se no ci diventano tutti dei coglioni. Siamo tutti sulla stessa barca, ha proseguito l'imprenditore, anche quelli che oggi pensano di star tranquilli perché sono in pensione o perché alla fine del mese prendono lo stipendio. Che oggi sta merda sta cadendo addosso a noi, ma domani toccherà a voi, e quindi siamo uniti. Quindi se oggi voi ci aiutate a fare questa protesta, noi aiuteremo voi quando ci sarà bisogno. Portatevi dei vessilli, siamo in Ancona, portatevi dei vessilli, delle bandiere, sciarpe biancorosse, portatele, siamo in Ancona, è come fossimo tutti tifosi per vincere questa partita, anzi questa battaglia. Il barista, che oggi ha riaperto i battenti con le tante difficoltà e i limiti imposti, tra cui il coprifuoco e l'obbligo di servire all'aperto, non si dà pace e continua a criticare le scelte del governo. Due erano le cose che potevano fare: o farci lavorare in sicurezza, e lo potevamo fare già da un anno, ok? Oppure fateci chiudere, stiamo tutti a casa, ma teneteci in piedi le nostre attività, pagandoci luce, acqua, gas, affitto e dipendenti. Non si può andare avanti così. Io vi faccio l'appello pure agli ultras dell'Ancona: ragazzi, venite anche voi, voi avete voce, voi sapete fare i cori, ci servono persone che sappiano urlare, ci devono sentire fin da Roma, tutti insieme a gridare: vogliamo lavorare, vogliamo vivere. Basta ragazzi, basta con questa situazione, DPCM qua, DPCM di là, i colori, basta! Loro lassù gliene può fregare meno, loro i soldi a fine mese ce l'hanno, molti di noi già hanno chiuso, molti stanno chiudendo e molti chiuderanno. Questa è un'ultima partita da giocare ragazzi, tutta Ancona, martedì mattina, e non solo Ancona, martedì mattina alle ore 8 davanti alla Regione Marche per urlare la nostra libertà.